Con queste elezioni europee, questa volta più che in passato, i cittadini italiani dovranno scegliere sostanzialmente quale Unione Europea vogliono. Due sono le alternative: o un'Unione Europea più integrata o un'Unione Europea più nazionale. Io la mia idea ce l'ho, ma non penso sia il mio compito dirvi quello che dovete fare, bensì informarvi su cosa vuol dire fare questa scelta. I partiti cosiddetti europeisti sono a favore di una maggiore integrazione europea, qualcuno addirittura di una federazione europea. Questo vuol dire delegare alla Commissione europea e al Parlamento europeo più poteri in quelle politiche che si ritiene sia meglio affrontare a livello europeo. Un sistema di migrazione centralizzato, un maggior coordinamento economico e fiscale, politiche di contrasto al cambiamento climatico obbligatorie per tutti, l'istituzione chissà un giorno di un debito pubblico comune tra i paesi europei, una politica estera comune e forse addirittura un esercito comune europeo. I partiti cosiddetti sovranisti, invece, vogliono che tutte queste politiche restino competenze dei governi nazionali, che secondo loro sono i più indicati a fare gli interessi dei propri cittadini. Come detto, non voglio prendere posizione, tuttavia voglio aiutarvi a capire cosa questo voglia dire, con due esempi. Prima di tutto, l'immigrazione. Se ci fosse un sistema di immigrazione e asilo veramente europeo, l'Italia non sarebbe da sola a dover salvare e accogliere i migranti in mare. E tutti i paesi europei, anche quelli che non vogliono, sarebbero obbligati ad accettare una quota di questi migranti al loro interno. Ovviamente un sistema dove ogni Stato invece è sovrano non permetterebbe questo, così come non avviene oggi, in quanto ogni paese fa i propri interessi, che sono diversi da quelli dell'Italia. Secondo esempio, le politiche green. Con un sistema maggiormente integrato a livello europeo, il Parlamento e la Commissione europea avrebbero pieni poteri nell'approvare misure molto severe, ad esempio sul diesel o sulle emissioni di CO2, che tutti i paesi europei dovrebbero rispettare. Un sistema nazionale, invece, potrebbe scartare quelle misure che alla propria economia o alla propria popolazione non interessa. Gli esempi sono innumerevoli. Un sistema europeista permetterebbe ad esempio la condivisione del debito, una misura molto interessante per paesi come l'Italia ad alto debito, ma al tempo stesso le istituzioni europee chiederebbero che tutti i paesi membri mettano in pratica riforme strutturali delle proprie economie per far sì che si crei meno debito, meno deficit, e queste riforme non sono sempre indolori. Oggi l'Unione Europea è un ibrido. Per certi versi la Commissione Europea agisce come un vero governo europeo, ma dall'altra parte il Parlamento europeo non ha i poteri di un vero Parlamento. Pensate ad esempio che non può proporre leggi. E poi c'è il Consiglio dell'Unione Europea, un'istituzione che non ha simili al mondo e che rappresenta i governi nazionali, che oggi hanno già un potere enorme all'interno dell'Unione Europea, nel senso che ognuno può bloccare ogni misura proposta dalle istituzioni europee. E quando le cose non vanno, la colpa si dà sempre a questa entità astratta che è l'Unione Europea. Tanto nessuno sa veramente come funzioni. Insomma, in queste elezioni europee dovete decidere quale Unione Europea volete, come volete siano affrontate le grandi sfide del presente e del futuro. Ma attenzione a capire bene cosa vuol dire più potere a Bruxelles o più potere ai governi nazionali.